Io sono assolutamente convinto che oggi Matteo Salvini rappresenti la Stante vera. l'Italicum così com'è, insomma, no? Io credo che oggi Salvini rappresenti la vera alternativa e il progetto politico di Matteo Salvini, che è un progetto di normalizzare un paese, sia la vera, reale e unica alternativa, al fallimento e alla politica dell'annuncio di Matteo Renzi. Attenzione, oggi i dati del nostro paese dicono che il nostro paese oggi va decisamente peggio rispetto al passato. La pressione fiscale aumenta, il debito pubblico proprio in questi giorni ha toccato i livelli storici, 2.000 miliardi di euro di debito pubblico. L'Istat ieri ci dice che in Italia abbiamo 4 milioni di cittadini italiani che vivono sotto la soglia di povertà assoluta, 7 milioni che vivono sotto la soglia di povertà relativa, 1,5 milioni di famiglie che non riescono a mettere assieme il pranzo con la cena, il debito pubblico sale, quindi noi vogliamo rappresentare l'alternativa credibile a questo governo. Chi vuole prendersi la responsabilità di guidare questo paese, questo grande paese, fuori dalle difficoltà di oggi, che non sono quelle che sono state citate prima, perché non è stato citato il tema della sicurezza, non è stato citato il tema dell'immigrazione clandestina, non è stato citato il tema della totale assenza di peso politico del nostro governo sul piano internazionale, sul piano Internazionale, sì. europeo. Questo. Io credo che lo si debba fare guardando, ad esempio, a quei 10 milioni di cittadini che negli anni passati hanno votato il centrodestra, Che che oggi si sono adesso sono sentiti delusi, traditi, diciamolo, non delusi vanno a e votare. abbandonati, quello è il bacino Quindi rispetto al dopo, quale noi allora vogliamo no, guardare con però interesse. non